TTT Lines, il nostro ponte per la Sicilia, finalmente è realtà. Radio Sport 24, speciale calciomercato, leggiamo il nostro sondaggio. Cavani ad un passo dall'addio il Napoli, con chi deve sostituirlo? Dzeko, Jovetic, Ibrahimovic, Osvaldo o Gomez? Potete scriverci a diretta @radiosport24.com. Noi incontriamo, proprio giriamo subito la domanda di Napoli: come può sostituire Cavani a patto che vada via Cavani, con il direttore di Napoli Press, Ilario Imparato, che è al telefono con noi. Benvenuto Ilario. Buon pomeriggio a voi. E allora, secondo te Cavani davvero va via? Domanda da più che 1.063.000.000 di euro come domanda. Sì, ci sono tutte le possibilità, ci sono tutti gli ingredienti affinché questa ricetta si possa comunque portare in tavola. Peccato che si può portare in tavola a Parigi e non a Napoli, perché Cavani è molto più lontano da Napoli di quanto non se ne possa immaginare. Questo incontro reale c'è stato con la presidenza, ma c'è stato anche col giocatore la settimana scorsa da parte degli stati generali del Paris Saint Germain. C'è da smussare un bel po' di roba, però c'è da smussare quella che è la richiesta di De Laurentiis, ma probabilmente dalla Francia ci dicono che si potrà accontentare il patrono azzurro con 60 milioni di euro, mentre il giocatore potrebbe avere un quinquennale da 8 milioni e mezzo di euro. L'entourage del Matador insomma, propenderebbe per un aumento addirittura quasi roba da toccare 10 milioni di euro, ma quasi sicuramente intorno agli 8 e mezzo si dovrebbe chiudere. Io non credo che a Parigi poi diano un ingaggio da 10 milioni di euro all'anno a Cavani, francamente, anche perché di questi tempi mi sembrano cifre ancora più stratosferiche di quelle che non si siano già dette e parlate in questi giorni. Come va sostituito il Matador? Esatto, questo ti volevo è chiedere. Difficilissimo sostituire il Matador, Manu, per una serie di motivi che sappiamo tutti, al di là della pena realizzativa, della resistenza di questo ragazzo, anche della sua professionalità in campo, non ti dà mai dietro la gamba, insomma, uno che di calcoli non ne ha mai fatti e si è sempre dato, devo dire, con grande onestà, insomma, ha sempre dato il 101% a questa causa. Ma Dzeko è quello che può sostituire Cavani? È l'uomo giusto, secondo te? Non ho capito, ripetimi, perdonami. Ho detto Dzeko Sì, Edin Dzeko, assolutamente. Cioè, Dzeko è l'unico giocatore in grado in questo momento di poter sostituire Cavani. È il nome preferito nell'agenda di Benitez, anche se Napoli sta sondando tantissime altre strade. Si parla tanto di Mario Gomez, ma se si parla di Gomez non si può e non si deve parlare di Jovetic. Dubito che De Laurentiis faccia lo sgarbo a Della Valle di soffiarli Mario Gomez e poi di andarli a comprare anche Jovetic. Non farebbe bene a nessuno, ne uscirebbero a mal partito sia l'uno che l'altro. Quindi uno tra Mario Gomez e Jovetic assolutamente da escludere. Personalmente credo che Napoli non prenderà nessuno di questi due. Credo che Napoli alla fine dei conti andrà poi su Edin Dzeko veramente. Bene, ti ringraziamo Ilario Imparato, direttore di NapoliPress.com, per essere stato con noi a Radio Sport 24. Buon proseguimento, buon lavoro. Nissan Juke, costruito per emozionare.